passo al punto tessuto. Il punto tessuto è fantastico e inizio a mostrarlo con la scheda numero 30. È la scheda che si può lavorare con tutti i tasti del carrello, quindi anche il punto tessuto a cui non servono tasti, ma è così particolare, così diciamo precisa, che ci può mostrare come avviene il lavoro sulla macchina. Quindi ho inserito la numero 30, rimetto con start, confermo, rimetto con start al primo giro e parliamo di filati, perché il punto tessuto si basa su tendifilo 1 di destra, filato fine. Sto utilizzando lo stesso di sempre, due capi. Questo è l'effetto del rasato, quindi è piuttosto fino. Nel secondo tendifilo, e poi vedremo le varianti, dobbiamo mettere un filato molto più grosso. Perché? Perché l'effetto che otteniamo si ottiene soltanto se il secondo filato è molto più grosso. Questo è quanto dice il manuale sul punto tessuto, per meglio dire. Porto il carrello come abbiamo sempre fatto fino adesso, oltre il segno. Ho impostato per ora la scheda di prova, poi ne sceglieremo una insieme e vedremo le diversità. Ma iniziare a fare il punto tessuto sulla Fast Lady come su qualunque altra macchina con la scheda numero 1 per le macchine a scheda e la numero 30 per questa permette una gestione immediata e anche la ricerca del filato del disegno. Perché? Perché qui veramente ci indica lo spessore finale. Quindi ho inserito il display del computer, mi segnala pronto, quindi lucetta accesa. Metto su KC, sono in posizione KC. Gli aghi vengono selezionati, sono pronti. Questa scheda seleziona un ago sì e un ago no, ed è una scheda magnifica anche per controllare se il lettore sta funzionando. Detto questo, mentre di solito si spingevano tasti, l'abbiamo visto, parte, tuck, MC per lo jacquard, tutti e due per il punto pizzo, questi li abbiamo già utilizzati. Ora andiamo ad utilizzare invece un'altra funzione della macchina. La macchina ha queste due grandi spazzole, l'abbassatore, posizione N che io dichiaro sempre non lavoro e posizione tessuto, quindi vengono alzate, vanno in posizione così, e il secondo filo siamo noi a gestirlo. Perché? Perché lo inseriremo, ponendo un po' d'attenzione qui, ed è bene che il tendifilo scorra sul meno dall'alto, cioè deve essere un po' più lento. La tensione lascio 8, vediamo che succede, anche qui c'è campionatura e tensione da decidere. Passo il carrello e abbiamo formato il primo giro. Ora il filo va liberato, lo devo togliere. Se serve faccio scorrere un pochino il carrello, è l'unica scocciatura, dover gestire noi il filato. Lo riposizioniamo nel taglio e andiamo. Quando siamo con il carrello a destra, e questo attendevo per far vedere il passaggio, la mano
tende a abbassarla, l'altra spinge il carrello, il filo si libera. Quando ci abbiamo preso la mano è molto più semplice e possiamo anche proseguire così con molta attenzione, perché se il filato non scende bene tira, aggrappa. Per questo io adotto un altro sistema. Ovvero, io abitualmente non uso il tendifilo sui punti tessuto. Perché? Perché il filo scende, come dice lui, mentre qui, per farlo bene, veloce, devo essere io a decidere. Per cui copro con un'asciugamano, una rivista, quello che vogliamo, la doppia frontura, sono il più libera. Non mi va a impigliarsi poi il filato e prendo i fili e li metto a terra, cioè prendo il fuso, lo appoggio per terra, lo faccio passare tra le due fronture, deve essere libero, su questo porre attenzione. Dopodiché io lo appoggio sopra. Il primo giro è antipatico, lo dobbiamo tenere meglio filati, non come ce l'ho io, riuniti, ma un filato a un capo solo è ancora meglio. Dopodiché, se sono io a terra ad usarlo, non devo stare più a uscire matta nel farlo. Ecco, il telo va fermato con un paio di mollette, chiaramente. Ma è solo un momento di video e quindi non mi preoccupo. Questa è la differenza che siamo noi a gestirlo, cioè non ho più il problema di dover spostare il carrello, muovermi, e vi assicuro che basta appoggiarlo morbidamente sopra, due dita reggono, si fa molto, perché questa è l'andatura normale. Unico controllo sempre che cada dal tendifilo, noi ogni tanto si fa questo, cioè bisogna tirare giù, perché specialmente a secondo dei filati che usiamo tende a compattare, si aggrappa. Se noi un controllo continuato e siamo a posto. Così è come si presenta, si nota la base gialla che fa il rasato e l'ondina che si crea sopra diventa il tessuto. Ecco, vediamo di vederlo ancora meglio, più allargato, ed è tutto chiaro. Ora andiamo a posizionare una scheda dedicata al punto tessuto dal libro dei punti e vediamo di realizzare una serie di schede, per meglio dire, piuttosto velocemente, altrimenti lo spazio del video diventa impossibile da gestire poi. Ma tanto per far comprendere, a 4.25 mi piace molto. Vado sul computer, step, cancello, con il tasto c'è, digito 4.25, step, conferma, pronto. Carrello oltre la linea KC, tendifilo 1 di destra, volendo su un altro tendifilo il secondo colore, ma io lo metto a terra. Ecco qua, messo a terra, è tutto pronto. Questo è quanto dovevamo fare. A sinistra niente tasti col tessuto, ma abbassamento di spazio. I fili sono, scusate, i fili, gli aghi sono in avanti,
recupero il mio filato. È poco, non basterà, ma questo così ci permetterà di passare altri fili. Lo appoggio sopra. Per chi, ripeto, invece vuole il tendifilo perché si trova più comodo, lo inserisce qua, non cambia niente. Io preferisco fare questo lavoro. Dopodiché devo solo tenerlo, ci vuole qualche campionatura e poi la mano l'abbiamo presa. E in fondo è come tessere, siamo noi che formiamo la trama aiutati dalla macchina. E vado avanti così, fatto. Controllo costante, perché è facile che il filo si aggrappi ai dentini del pettine fisso. Ma così avviene molto più velocemente di quanto ho fatto il primo disegno. Dicevo, più velocemente di quanto possa fare se dobbiamo scendere e sistemare anche dal tendifilo il filato. Questo è l'effetto che viene. Quindi o su una scheda 1-1, quindi una così, una con o, con disegni più operati, l'effetto che otteniamo è comunque che sono le posizioni del filato con queste onde lente che ricordano un po', permettetemelo, i tasti part, le lavorazioni a tasti part, che ci permettono di lavorare. Ora il libro riporta anche delle varianti. Ovviamente mi sono dimenticata di dire che la 30 è realmente illustrata qui come 4,61. Io ormai ce l'ho in testa, per cui so che qui l'ho focalizzata come 30 e quando mi serve con tutti i punti utilizzo la scheda. Però chiaramente qui dice anche quando va inserito il secondo filo. La leggenda del libro è fondamentale, perché a ogni punto che possiamo scegliere nella parte davanti, illustrata, poi realmente dobbiamo andare a vedere lo schema. Io sono tentata dalla 4,60, tanto, non l'ho mai fatta, quindi esperimento con voi e vediamo come utilizzarla, a parte metterla nel computer come al solito modo di sempre, come gestirla. La prima cosa da notare per questa variante è che noi abbiamo una richiesta di numero 2 di filato, quindi di un secondo colore e poi anche di un terzo colore. Per questo conviene metterli a terra, perché comunque li gestiamo meglio. A questa volta siamo avvantaggiate perché ci dice 2, ce lo dirà il display quale colore utilizzare. E ora vediamo come fare. Solito sistema o dal tendifilo o col mio metodo, con questo sistema, che poi è illustrato anche questo nel manuale. Passo dolcemente . Notiamo subito che qui si crea un filo molto lento e qui viene lavorato, quindi serve una tensione un po' più alta, per questo la campionatura è fondamentale. Appoggio. Tengo d'occhio il display perché a un certo punto vorrà il terzo colore. Essendo per me l'inizio, devo stare attenta che nessun filo si impigli. Con la fresca faccio scorrere un po' il filo, siamo noi a gestirlo, meglio avercelo. Ecco qua, adesso siamo anche abbastanza fortunate di capire che a questo punto il disegno è finito. Perché? Perché si crea un solo ago che indica che è il momento
per fare quello che ci chiede il libro, cioè prendere e raccogliere tutti i fili. Quindi mi posiziono sotto, prendo il punzone, lo vuole sul lago centrale, ma va in automatico. Quindi lo prendiamo così, filiamo il punzone sotto ago centrale. Se non siamo sicure, basta mettere anche un pallino sulla macchina con un pennarello e calcolarlo prima. Bello, mi piace tanto. Questo non l'avevo ancora fatto su questa macchina, anche se poi il punto tessuto con le schede, ce ne sono di varianti bellissime per le macchine a scheda già messe in video, basta cercare. E abbiamo fatto. A questo punto non abbiamo bisogno di ripassare il filo, ma dobbiamo fermare questo. Se sono tanti, quando succederà che lo fate, portatelo un po' avanti, la macchina lo prende meglio. Passo quindi il carrello solo con il filo 1. E ho lasciato chiaramente su KC. Al passaggio successivo la macchina con questo sistema mi ha selezionato gli aghi per un altro disegno e infatti mi dice colore 3. Ops, scusate, ma non ho altro modo per mostrarvelo. Quindi mi dice colore 3. Quindi abbiamo colore 1 è il giallo, colore 2 è il celeste e ora andiamo a sceglierci un altro colore. Ho ripreso la fettuccia anche per mostrare com'è l'effetto non solo lana ma anche cotone, quindi anche recuperare tutte quelle lane sporche, quattro che magari non lavoriamo perché è troppo grosse per la macchina. Il punto tessuto ci permette l'utilizzo di qualsiasi tipo di filato e con questo sistema di gestione senza tendine io lo trovo molto ma molto più comodo e devo dire che è tutto molto semplice, finisce da solo quando compaiono i due aghi. È il momento di prendere su e ripetiamo tutto esattamente come prima. Poi chiaramente si potranno fare anche delle varianti, magari appoggiare il filato invece che al centro di lato, non lo so, non l'ho ancora sperimentato. Prima degli esperimenti mi limito ad imparare la tecnica di base. Ed ecco fatto. Poi sarà mia cura fare dei punti particolari tutti insieme. Era solo per mostrare come gestire qualcosa di base. Sempre su KC, non l'ho mai tolto e posso andare avanti con tutti i colori che voglio, va benissimo anche per finire rimanenze. Possiamo fare anche il punto annodato tessuto, qui diventa più un ricamo che un vero e proprio tessuto, ma tutto questo molto semplice, anche questo da gestire, richiede pazienza e sono i punti da evitare per chi inizia, semplicemente perché richiedono una buona manualità nel saper gestire il filato. Detto questo, poi mi ovviamente inserirò come fare in seguito su disegni specifici e diciamo che dov'è la bellezza di questo punto o la comodità? La bellezza del punto, qualunque esso scegliamo, è che trasforma la maglia in stoffa, per cui otteniamo una maglia che non riusciamo ad allentare, è adattissima se vogliamo fare effetto stoffa, qualunque sia il disegno che scegliamo. Qui abbiamo l'effetto stoffa, cosa che otteniamo molto ma molto meno in questi giochi di colore,
utilizzati con, diciamo, con le lavorazioni particolari. Ma il vero culto tessuto è questo, tessuto. Tessuto ci fa pensare proprio a questo, a una stoffa, a un tessuto adattissimo, cappotti, giacche, coperte, cuscini, tappetini, chi più ne ha più ne metta. Io spero di aver mostrato come fare con semplicità, poi la fantasia di ognuno fa il resto, ma è importante anche capire che il retro è pulito, non ci sono fili, non c'è niente, quindi quando vogliamo farci una gonna particolare, una dritta, e soprattutto possiamo fare una cosa che mi spiace un po', ma ve la mostro. Quando intendevo stoffa, intendevo anche questo. Prima va stirato, fermato, ma poi, se vogliamo utilizzare carta modelli, tagli e cuci, macchina da cucire, diventa una stoffa vera e propria. Cioè ci permette veramente, il filo non scappa, è fermo, e una volta che abbiamo stirato chiaramente ci permette veramente di tagliare come vogliamo, di dare le forme che vogliamo, quindi lo trovo con la soluzione a terra decisamente ottima, un po' meno dal tendifilo, ma di sicuro effetto, quindi spero veramente di aver lanciato un'idea.